Qui è tempo di fare due appelli. Il primo a lei, signor Presidente, nella sua veste di capo della maggioranza. Il secondo all'opposizione, a una parte dell'opposizione. Quello al signor Presidente del Consiglio. Riunisca, signor Presidente, un tavolo politico. Noi non ci vergogniamo di questa parola, la parola politica. Anche perché oggi la politica è l'alternativa a due diverse forme di demagogia. Da un lato un populismo sfrenato, dall'altro un'algida tecnocrazia che impedisce agli esponenti della cosa pubblica di esprimere le proprie idee. Non populista, non tecnocrate, un tavolo politico. Noi ci siamo messi insieme sulla base di un'emergenza. E lo dicevo a qualcuno, nessuno si aspettava che noi ci mettessimo insieme, nemmeno noi. Ci siamo messi insieme sulla base di una richiesta avvenuta dalla controparte di pieni poteri. Abbiamo detto di no un anno fa. Abbiamo detto che dovremo eleggere tra 14 mesi un Presidente della Repubblica che si collochi nella strada dell'antisovranismo e dell'europeismo. E confermiamo questo giudizio e questa visione. Però in questi 14 mesi nel frattempo è scoppiata una guerra e c'è da gestire un dopoguerra. E questa guerra e questo dopoguerra si chiama catastrofe occupazionale e ripresa economica straordinaria. Allora a questo punto, signor Presidente, delle due l'una. O ci mettiamo intorno a un tavolo e capiamo come gestire da qui alla fine della legislatura tutti insieme, oppure saremo sempre di rincorsa, incapaci di avere uno sguardo politico e purtroppo costretti a seguire la dittatura o del populismo o della tecnocrazia. Ma accanto a questo l'appello va a quella parte di opposizione.